capire che era l'unica occasione, l'unica possibilità per i territori per poter continuare ad essere amministrati era fondere i comuni, perché altrimenti o c'era l'effusione dei comuni o c'era il deserto dei tartari o saltava il banco per tutti. A queste condizioni non ci siamo stati, abbiamo cercato di capire quali fossero i veri motivi per cui portare a fusione 5 comuni che nel nostro caso valevano 30.000 abitanti tutti assieme, con un'estensione territoriale pari a quella di un comune come Milano, 179 km quadrati. E abbiamo capito che anche in questo caso c'era più la paura di perdere qualche territorio alle prossime elezioni amministrative che una vera volontà di cambiare, di pensare un territorio unico, e cose che noi ci aspettavamo, cioè non c'era proprio una progettualità, non vi era nulla, se non il tentativo, un'operazione gattopardesca dove si cambiava tutto per non cambiare nulla e soprattutto per mantenere il potere precostituito da tanti anni sui territori. Ecco, io mi sono un po' documentato sulla vostra fusione, ho letto un po' sui vari forum, sulla gazzetta, sui giornali, sui vostri siti internet. Da voi nemmeno è stata sperimentata l'unione dei comuni, no? Cioè la logica è quella di mettere in rete i servizi, non di fondere i territori come dei novelli Napoleone. Da voi nemmeno questo è stato fatto, e nemmeno è stato fatto lo studio di fattibilità e vi si chiede di andare a fusione. Beh, io credo, da un uomo di sinistra, quale io sono, che è una follia proporre una cosa come questa senza nemmeno aver sperimentato altre strade che possono arrivare ad unificare delle tariffe, delle gestioni, creando le gestioni associate appunto, e partire subito con una fusione che va a cancellare delle identità che sono secolari. Ricordo che per costruire un'identità un'identità occorrono dei secoli, e in nemmeno 15 minuti si cancella tutto. Nel vostro caso è veramente assurdo, senza nemmeno uno studio di fattibilità. Beh, io credo che chi propone queste soluzioni a un territorio, a un mese dalle elezioni amministrative, senza costruire una reale partecipazione, senza informare adeguatamente sul perché fare la fusione o perché non farla, perché fare un'unione o perché non fare un'unione dei comuni, beh, io credo che sia un'operazione torbida, proposta da amministratori poco trasparenti e che con tutti i vostri mezzi voi dovete contrastare. E ve lo dice chi purtroppo non ha più la possibilità di tornare indietro. Da noi è stata fatta la fusione Tortocollo. Su 5 comuni, 2 avevano detto espressamente no, non la vogliamo, col 60%, nemmeno è stato raggiunto il quorum sul totale dei 5 comuni e ci hanno portato comunque a fusione, un'operazione di stampo feudale che stanno riproponendo anche nella vostra zona in Umbria. Ecco, io credo che dobbiate impegnarvi tutti al massimo per stoppare questa operazione di vertice che sono il contrario di una reale partecipazione dei cittadini. Noi abbiamo visto che voi avete avuto commissionato uno studio di fattibilità nel 2011 all'Università di Bologna. È servito questo studio di fattibilità per quanto riguarda, diciamo, il vostro stato attuale delle cose? No, non è servito nulla, purtroppo. Era uno studio di fattibilità confezionato ad arte per convincere le persone che la fusione era l'unica possibilità. Noi abbiamo speso dei soldi, purtroppo, dico purtroppo perché io all'inizio ero favorevole, ho detto bene, guardiamo questo studio di fattibilità. E invece, come vi dicevo, purtroppo era uno studio creato ad arte per convincere le persone che la fusione era l'unica strada giusta da percorrere. Cioè, non si andava a chiedere ai cittadini, non si proponeva un'alternativa, gli si diceva bisogna andare alla fusione, come, perché è l'unica possibilità per rimanere a galla, come vi dicevo prima. E quindi uno studio di fattibilità tutto concentrato, chiaramente pagato dalle amministrazioni comunali, tutto concentrato nel tentare di convincere che la soluzione della fusione era la migliore in assoluto. Studio di fattibilità confuso,
e che chiaramente prevedeva, come hanno detto anche voi, di stare 3 anni fuori dal patto di stabilità, di ricevere incentivi da Stato e Regione, che però soldi che servono perché la fusione dei comuni, attenzione, questo è un passaggio importante, costa talmente tanti soldi in più rispetto alla gestione attuale dei comuni singoli, che Stato e Regione devono intervenire per 15 anni e dare dei contributi. Cioè non è che le fusioni costano poco e quindi ci regalano dei soldi perché siamo più toghi o più furbi. Ci danno dei soldi perché per i primi 15 anni la gestione sarà molto più costosa rispetto al precedente: uniformare i servizi, le tariffe, tutta la toponomastica sui territori, è tutto da fare, e quindi questi soldi servono, sono funzionali alla nuova macchina amministrativa, non servono per garantire i servizi ai cittadini oggi. Chi vi racconta questo è un bugiardo e sa di mentire. È stato fatto. Senti, a noi ci è stato pure detto che le unioni non funzionano, anche se noi dalle analisi che abbiamo fatto sul territorio nazionale abbiamo visto che abbiamo 374 unioni dei comuni a fronte di 35 fusioni attive. Allora di fatto volevamo chiederti, anche tu puoi dirci che le unioni dei comuni non funzionano? Allora, le unioni dei comuni non funzionano per lo stesso motivo che non funzionano le fusioni, nel senso che gli amministratori mettono i servizi in rete non perché hanno una strategia, una idea di territorio unitario, ma semplicemente perché ci sono dei fondi regionali a cui vanno, cercano di andare ad accedere a questi fondi. Quindi non si strutturano i servizi in rete in modo concreto ed efficace, ma si cerca solamente di fare delle convenzioni per andare a prendere dei contributi. Strutturati così i servizi non funzionano né le unioni né le fusioni. Ci sono unioni dei comuni in Emilia Romagna che funzionano perché veramente i sindaci, quando vanno in questi enti di secondo livello, quali le unioni dei comuni, pensano al bene del territorio intero, non al bene del comune di provenienza e basta. Da noi, che abbiamo sindaci tutti dello stesso colore, del Partito Democratico, questo non è mai avvenuto, e questo ha fatto sì che anche la nostra unione abbia unito in 15 anni di vita una decina di servizi su un totale di 30, facendo sì che nemmeno l'unione funzionasse. Ma le unioni possono funzionare perché la logica è di mettere in rete i saperi, le culture e i servizi, appunto. Non serve veramente a nulla fondere delle linee geometriche che sono solo nella testa di chi vuole creare queste fusioni dei comuni. La logica vincente è creare le reti ampie e strutturare i servizi in rete. Le unioni possono funzionare, ci vogliono dei politici capaci per farle funzionare. Da noi non sono funzionate perché i politici badavano all'orticello di provenienza. Solo per questo le unioni unificare i servizi, ma voi pensate il disastro che produrrebbe una fusione come nel caso vostro, dove non c'è nessun servizio unificato, nessuna tariffa unificata, nessun regolamento unitario. Ma io non so i vostri amministratori, ma hanno un'idea del disastro in cui porterebbero questi territori in cui voi vivete? Noi che avevamo qualche tariffa e servizio unificato già, è disastroso adesso. Tutti quelli che hanno bisogno dei tributi, degli uffici tecnici, devono fare trasferte di 30 km. Già così adesso. Nel vostro caso è ancora più accidentale la strada. È veramente una follia, mi permetto di dirvelo, ecco, per chi c'è già finito di dire. In che condizioni siete adesso rispetto a come eravate prima del referendum? Come si trova quindi allora, il cittadino? Che cosa avverte? Qual è la differenza? La differenza è veramente enorme. Intanto siamo da 6 mesi quasi commissariati da un commissario prefettizio mandato dal prefetto di Bologna. Non c'è più un organo politico e stiamo strutturando tutti i nuovi uffici, perché vengono tutti strutturati, non c'è più l'ufficio tecnico dove il cittadino può recarsi nell'orario di sportello, ci sono degli sportelli polifunzionali con degli addetti che non sono ancora preparati e formati, che danno risposte omnicomprensive per ogni tipo di domanda.
Quindi cosa succede? Ci sono utenti infuriati che per avere risposte nel dettaglio devono recarsi in questi back office, li chiamano un po', il front office è quello che ti riceve e non ti aiuta per come sono strutturati i servizi, e i back office che invece sono invisibili ai cittadini ma che dovrebbero snellire tutta la burocrazia più pesante. Ecco, attualmente tutti i cittadini, soprattutto come vi dicevo prima, per tutti quei servizi che sono relativi ai tributi e agli uffici tecnici, pensate a una semplice concessione per creare un pollaio su un terreno agricolo, sono tutti strutturati in questi back office dove i cittadini dei nostri comuni, che è un comune molto vasto quello che è stato creato, come vi dicevo, adesso devono fare lunghe trasferte per andare in questi back office che sono centralizzati nell'ex comune di Crespellano per avere informazioni che prima avevano a pochi chilometri da casa e in maniera puntuale e precisa con tempi molto più ridotti. Quindi per quel poco che noi vi possiamo dire, ci sono tempi molto più dilatati, servizi peggiori e grande confusione sul territorio. Simone, un'ultima domanda che ti faccio io, poi magari se tu sei d'accordo e non ti togliamo troppo tempo, vediamo se dal pubblico qualcuno vuole farti una domanda. Come cittadino però, singolo, come Simone Rimonti, che cosa ti senti di aver perso ad oggi, quasi a un anno, diciamo, oltre un anno dal referendum? Ti chiedo scusa, non ho sentito la domanda. Dico come cittadino, no? Come semplice cittadino che ha partecipato a un comitato spontaneo di cittadini, quindi puramente civico, contro la fusione. Come ti senti oggi? Qual è il tuo stato d'animo? Ti senti ancora un cittadino di Bazzano? Ti senti di aver perso che cosa? Di fatto, quando metti quelle mani sul viso? Che cosa ci vuoi dire? Sì, no, lo stato d'animo è pessimo, è lo stato d'animo di chi pensa di essere stato tradito, da chi pensa che la politica mi abbia interpellato per chiedermi il mio pensiero. Badate che il comune da cui provengo io, il comune di Bazzano, era un comune autonomo, non era un quartiere del nuovo di un comune fuso. Noi eravamo un comune autonomo con tanto di statuto. Ci è stato chiesto se eravamo favorevoli oppure no alla fusione e abbiamo risposto il 60%. Gli ha detto la fusione non ci piace, virgola, grazie. Comunque ci hanno portato a fusione, quindi il sentimento che io provo in questo momento è un sentimento di grande delusione, di profonda amarezza nei confronti di una politica che pensa più agli interessi di partito, perché noi eravamo i primi in Italia, il PD doveva dimostrare che eravamo la prima fusione di 30.000 abitanti in Italia, bisognava accelerare assolutamente nei confronti di questa, e è stata bocciata dai cittadini e nonostante tutto noi siamo stati annessi in un comune fuso, il sentimento quindi nostro è pessimo, la gente qui è molto arrabbiata e io credo che alle prossime elezioni la pagheranno molto 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 cara, nonostante la macchina da guerra. Qualcuno dalla piazza, qualcuno vuole farti qualche domanda, sei d'accordo? Molto volentieri, anzi mi dispiace non essere lì con voi. Grazie. Se qualcuno vuole fare una domanda, diteci voi. No, nessuno. Quindi senti, nessuno per ora, noi... Hanno detto che sei stato chiarissimo e tutti ti ringraziano. Ti aspettiamo a Figulli, naturalmente, speriamo che tu lo possa trovare ancora comune autonomo, ti faremo conoscere le nostre terre, i nostri prodotti quando vuoi per ricambiare insomma la tua disponibilità, va bene? Ti ringraziamo tantissimo. Benissimo. E ti facciamo un in bocca al lupo insomma per il 25 maggio, un in bocca al lupo grande da tutti noi. Civicamente Valsamoggia, poi ti faremo sapere il nostro risultato. No, non ci Ciao Simone, arrivederci. In bocca al lupo.